Ciao guys, benvenuti all'undicesima puntata di Magia in Quarantena. Quello che vi presento oggi è un effetto che ho chiamato i cacciatori di taglie. E per farlo avete bisogno del solito mazzo di carte. Completo questa volta però anche dei jolly, che rappresenteranno proprio i nostri due cacciatori di taglie. Mettete quindi da parte queste due carte e raccontate che il mazzo di carte rappresenterà una città in cui è riuscito a sfuggire un criminale, a cui i nostri cacciatori ovviamente daranno la caccia. Date quindi al vostro spettatore o spettatrice il mazzo da mescolare liberamente. Una volta che sarà pronto, chiedetegli di scegliere una carta qualsiasi che rappresenterà per lui il criminale, e ovviamente solo i vostri spettatori conosceranno la sua identità. Mettetelo per un attimo da parte e chiedetegli di distribuire le carte in tre mazzetti. Questi rappresenteranno la popolazione della vostra città, divisa in uomini, donne e bambini. Fate formare dallo spettatore queste tre file, tre mazzetti, e ovviamente il criminale sarà libero di andarsi a disperdere tra di loro, cercando di far perdere le proprie tracce. Quindi sempre lo spettatore taglierà ognuno di questi tre mazzi liberamente, in un punto a caso. Ricordatevi l'identità dello spettatore, perché potrà metterla liberamente su uno qualsiasi di questi mazzetti. Per esempio, lo mettiamo qui. Sugli altri mazzetti potrà disporre liberamente invece i cacciatori di taglie. Ed è quello che faremo. Ovviamente sarà lo spettatore a decidere su quale dei quattro mazzetti restanti potrà metterla. A questo punto andiamo a raccogliere i mazzetti, ma non chiuderemo semplicemente. Proprio per creare maggior caos e dargli più possibilità di far perdere le proprie tracce, andremo a chiudere in questo modo ognuno dei mazzi. E infine ricomporrà l'intero mazzetto e potrà tagliare quante volte vorrà liberamente il mazzo. A questo punto il criminale spera di aver fatto perdere le proprie tracce, ma i nostri cacciatori non faranno nient'altro che dividere di nuovo la popolazione nelle tre tipologie, quindi uomini, donne e bambini, e cercheranno di convergere su uno di questi tre gruppi, vediamo se magicamente riusciranno a farlo, per cercare di identificarlo. Quindi abbiamo visto il primo cacciatore essere finito sul mazzetto in fondo, ma anche il secondo cacciatore sta convergendo nello stesso punto. Quindi concordano che sia finito in questo gruppo. Possiamo eliminare gli altri due. A questo punto ripetiamo la divisione, perché sapendo dove può essere finito, cercheranno di dividere questa popolazione tra giovani, uomini di mezza età e anziani. E ancora una volta magicamente convergeranno sullo stesso gruppo. Eliminiamo questi altri. A questo punto rimangono soltanto più poche carte e due tipologie, i buoni e i cattivi. Chiaramente le nostre guardie convergeranno, i nostri cacciatori convergeranno su una sola di queste. Infatti disponiamole in due gruppi e vedete che convergono su un solo personaggio. Qual era il criminale che avevate scelto all'inizio? Ed è esattamente quello che hanno trovato. Bene ragazzi e ragazze, spero che vi sia piaciuto questo effetto dei cacciatori di taglie. E visto che l'altra volta ha avuto successo la sfida e state aumentando sia come visualizzazioni che come iscritti, vi chiedo di provare a affrontare da soli questo gioco, cercare di capire da soli il principio e come funziona. Ma state tranquilli, se non riuscirete, tra qualche giorno pubblicherò il tutorial completo. Grazie e a presto. Ciao.